Salve a tutti! Ecco qui finalmente il nostro alimentatore da laboratorio finito. Infatti sono andato a ultimare anche le ultime parti che mancavano, ovvero l'assemblaggio del variac con lo stadio di uscita in AC e in DC tramite uno schedino a ponte e la chiusura dei due trasformatori di isolamento, quindi collegamenti in serie più un case adatto a contenerli. Ci sono state alcune modifiche rispetto al progetto originale, infatti se vi ricordate doveva essere un unico blocco con tutte e tre le parti unite. Beh, ho deciso di cambiare perché in corso d'opera si sono evidenziate alcune criticità, quindi ho deciso di dividere la parte di trasformatore di isolamento e la parte di variac e ponte raddrizzatore. Le criticità di cui parlo sono semplicemente il fatto che, come si vede, questo alimentatore è uscito davvero grande. Quindi in pratica se mettessi tutti i blocchi sul tavolo, non ci sarebbe spazio per altro. Inoltre, mettendoli tutti insieme, il peso è notevole. Più o meno si tratta di 15 kg, quindi sarebbe anche difficile da trasportare. E quindi ho deciso di dividerlo in due blocchi, anche se comunque pensandoci, non è che serve a molto avere il trasformatore di isolamento sul banco. Basta tenerlo sotto il tavolo e collegare la presa del variac che si connette alla sua presa di uscita e basta perché non serve averlo sul tavolo. E due, perché cioè, alla fine, adesso quando lo accenderò ve ne accorgerete, il trasformatore è davvero rumoroso, molto rumoroso. Quindi se devo fare dei video con tutto questo rumore, non si sentirebbe più bene l'audio. Quindi per un motivo molto pratico sono costretto ad allontanarlo, soprattutto perché ho dovuto aggiungere una vendola per i motivi termici visti nel precedente video e questa vendola ha aggiunto ancora più rumore e quindi mi è convenuto dividere le due parti. Ora vi faccio vedere nel dettaglio sia la parte del trasformatore che la parte del variac e vi farò vedere tutte le specifiche tecniche e costruttive che ho voluto adottare. Partiamo col trasformatore di isolamento che ho racchiuso dentro un box di legno di lunghezza più o meno 36 cm, larghezza 19, altezza 20. Ho fatto poi un piccolo ritaglio per la ventola e l'ingresso abbiamo questo tipo di attacco che va a questo cavo che è tipico degli alimentatori in modo che ha estrazione e inserimento rapido, mentre in uscita ho collegato una classica presa da 16 A domestica. Inoltre è importante fare questo piccolo scasso di altezza più o meno 3 centimetri, sia da questa parte che da questa parte. In pratica, ragionando un po' su come devono andare i flussi d'aria all'interno, qui sotto questo pannellino ci sta un trasformatore, qui un altro, quindi il flusso d'aria deve essere simmetrico per raffreddare entrambi, quindi inizia dal centro, un po' di aria esce da qui e un altro po' di aria esce da qui, quindi si ha un raffreddamento simmetrico dei due trasformatori. Ora attaccherò la spina per farvi vedere del rumore di cui vi parlavo prima. Ho connesso il cavo all'ingresso e adesso collego la spina. Ok, la ventola gira come si può vedere.
Niente, il rumore è bello forte. Quindi immaginatevi a dover stare con questo rumore mentre faccio i video, ma comunque in generale mentre lavoro con questo rumore, cioè è abbastanza snervante. Quindi niente, penso che lo metterò sotto il tavolo, basterà metterlo lì sotto o magari lo porto proprio fuori, non lo so. Diciamo che funziona, ma dal punto di vista ambientale dà un po' fastidio. Ok. Va bene. Adesso passo alla parte del Variac. Ecco qui la parte del Variac. Per agganciare il case alla tavola ho usato queste L e per quanto riguarda l'input ho preferito questa volta questo tipo di collegamento, ovvero si va poi a collegare un filo tagliato, quindi a rame esposto, mi sembrava più comodo rispetto all'altro. In uscita invece ci ho messo delle sedi per i coccodrilli a banane, più un altro tipo di collegamento a vite e una presa di casa a 16 ampere. Quindi la presa di casa a 16 ampere e queste due sedi per i connettori a banana sono tutti connessi per la parte AC. Dopo invece la schedina col pondo intero abbiamo i connettori a banana per la DC. Ovviamente qui quello rosso indica il più e quello nero indica il meno. Qui l'ho messo giusto per simmetria, ma in realtà è AC, quindi non si rispetta il colore. Unica accortezza, ho montato un fusibile in uscita in modo da poter controllare ulteriormente la corrente ed eventuali corti. Il Variac ha già un fusibile all'interno. Però ho preferito metterle un altro per ancora più sicurezza. Quindi anche la parte di AC viene dopo il fusibile. Quindi sia la parte DC che AC sono dopo il fusibile. Ok. Ora non ci resta che fare l'ultima prova, ovvero verificare che tutta la catena dei componenti funzioni correttamente. Quindi, partendo dal primo elemento, ovvero il trasformatore di isolamento, fino all'ultimo elemento che sarebbe la rettifica DC. Quindi, sono andato a mettere un multimetro in modalità voltometro DC sull'uscita DC. Quindi adesso andremo a misurare quale sarà l'uscita quando il Variac sarà connesso al nostro trasformatore di isolamento per verificare appunto che tutto funzioni correttamente. Quindi accendo, partito. Adesso siamo a 0 volt, ovviamente anche lì abbiamo 0 volt. Inizia a salire. 24, lì siamo a 43. Ovviamente perché essendo appunto un ponte va a rettificare il picco della tensione. Ecco qui, 330 volt di picco. C'è anche un LED sulla scheda che si può vedere.
un LED rosso acceso in serie con una resistenza che poi serve per la scarica del piccolo condensatore che è da 4,7 microfarad. Ci vuole sempre un piccolo condensatore perché se no non funziona bene il valore letto, ovviamente. Ok, quindi come poi si può vedere tutto funziona correttamente. Ora scendo anche lì, la tensione scende più lentamente, dipende dalla costante di tempo del circuito RC. Ok, si è scaricato. Dopo quest'ultima prova, il progetto quindi può dirsi finito. Quindi, ricapitolando, l'unico blocco che si vedrà sul tavolo sarà questo d'ora in poi, perché questo lo metterò sotto e questo lo terrò sul banco, perché ovviamente devo manovrare, devo collegare per poter usufruire dell'alimentazione. È una bella soddisfazione vederlo finito. Forse il design non è il massimo, ma è comunque funzionante perfettamente, quindi è una bella soddisfazione. Ultima cosa che farò, ultima accortezza, sarà l'inserimento non riguardante l'alimentatore, ma tutte le alimentazioni che vanno sul banco, quindi qualsiasi dispositivo deve essere poi connesso sul tavolo da lavoro, quindi l'alimentazione che appunto arriva al banco dovrà passare per alcuni dispositivi di sicurezza, quindi non solo questo alimentatore ma anche altri dispositivi, per essere alimentati sul banco devono passare necessariamente prima da questi due oggetti. Ok, questo è un pulsante di emergenza a fungo e questo invece è un interruttore magnetotermico. Quindi dovrò fare un case dove questi due oggetti sono contenuti all'interno e dovranno stare il più possibile vicino a me, quindi più possibile a portata di mano, perché servono in caso di emergenza. Ovvero, il pulsante a fungo serve nel caso ci sia bisogno di un'interruzione dell'alimentazione improvviso, ovvero supponiamo che ci sia un cortocircuito o un evento brusco durante la prova di una scheda, un elettrodomestico, deve essere il più possibile vicino al nostro range di lavoro, in quanto se avviene appunto un evento di questo tipo, noi possiamo premere il pulsante e quindi lui va all'interno, va a scollegare i collegamenti elettrici, quindi se facciamo passare per questo interruttore tutti i collegamenti elettrici che arrivano sul banco, questi si andranno a interrompere tutti quanti nello stesso momento. Poi per ripristinarli basterà girare in questo modo e l'interruttore si ripristina. Quest'altro invece offre un altro tipo di protezione, ovvero se ci dovesse, di solito questo è solo per eventi da cortocircuito, perché se ci dovesse essere un cortocircuito sul banco molto violento e noi non riuscissimo in tempo a raggiungere il pulsante al fungo, lui scatta già, scatta prima, più o meno ha un tempo di intervento di 32-35 millisecondi, quindi appena rileva il corto lui scatta. È vero che c'è anche il contatore, il magnetotermico del contatore, però
Diciamo che è un po' fastidioso quando si fanno dei corti sul banco che se ne va dall'alimentazione a tutta la casa o a tutto il magazzino. Quindi preferirei che scattasse lui soltanto e non che andasse giù tutto. Per far questo io ne ho preso uno da 6 A, dove è scritto qui C6, mentre quelli di casa, il generale, l'interruttore che si chiama generale, e il contatore sono invece da 16 A. Quindi se avviene un corto, in teoria dovrebbe scattare prima lui. In teoria. Ma di solito è così. Quindi, ricapitolando, ho bisogno di questi altri due oggetti per rendere sicuro il banco da lavoro. E quindi rientra comunque nel tema di alimentazione. Ok. Per questo video quindi è tutto. Alla prossima!